Buongiorno a tutti, oggi è il 4 febbraio 2021. Chiediamo la presenza e l'autorizzazione alla registrazione. Presidente Evola? Buongiorno, sono presente e consento. Vicepresidente Mineo? Assente. Consigliere Porello? Sì, buongiorno, presente e consento. Consigliere Chinnici? Assente. Consigliere Sala? Assente. Consigliere Arrini? Detesto. Consigliere Dini, la vediamo, ma non riusciamo. Consigliere Ferrandelli, che vedo. Eccomi, acconsento la registrazione. Sono le 10 e 12. La consigliera Dini ci conferma? Sì, eccola, non riesce ad aprire il microfono, però la vediamo, è lei. Eccomi, Ecco. eccoci. Vabbè, sì. Il dottore Basile acconsenta la registrazione? Naturalmente sì. Prego, prego, Presidente. Allora, buongiorno, buongiorno ai colleghi e alle colleghe. Ringrazio il dottore Basile che ho appena disturbato Ah, telefonicamente per chiedergli, ecco, di potersi collegare oggi con noi. La ringrazio per aver trovato lo spazio. Io non vorrei perdere tempo in preamboli. Ho già discusso col dottore Basile. E le questioni che la Commissione avrebbe voluto affrontare, partendo innanzitutto da una relazione piuttosto allarmante, che poi forse nei toni mi pare sia stata stemperata in qualche modo da successivi comunicati stampa rispetto ad incontri fatti. Ecco, quindi può essere anche questa l'occasione. Buongiorno Presidente, buongiorno Buongiorno Andrea, colleghi. scusami, ho visto che mi hai telefonato, io non ho Sì, sentito. non ti preoccupare, ci sentiamo dopo. Va bene, ti chiedo scusa, ero nell'altra stanza. Sono presente presso il consenso. Perfetto, benissimo. E quindi ecco, vorremmo partire intanto da questo, capire se effettivamente diciamo, ci sono anche rassicurazioni, quindi si sono individuate delle strade rispetto agli elementi di criticità. E poi la seconda questione sulla quale ci siamo poc'anzi soffermati al telefono, che riguarda, ahinoi, questa questione della Tari, che certo un po' ci preoccupa rispetto alla possibilità. Per le utenze non private di esternalizzare il servizio. Le cedo subito la parola. Grazie Presidente. Da dove cominciare? Credo ricorderete bene, perché si tratta del passato recentissimo, le difficoltà che la Ragioneria Generale ha incontrato, difficoltà che per molti mesi ci sono sembrate insormontabili, che abbiamo incontrato nella redazione del bilancio di previsione 2022, il quale, come noto, è stato approvato per la prima volta nella storia di Palermo, e questo è un dato patologico e lucida spia, appunto, che conferma le difficoltà di cui vi parlo. È stato approvato il 30 di dicembre. Il bilancio 2020-22 è un bilancio che è stato oggetto di un'attività di rigorosa revisione della spesa. Quindi si tratta di un bilancio nell'ambito del quale sostanzialmente, al netto di pochissime poste, alle quali peraltro si è fatto fronte prevalentemente col prelievo, un prelievo dal fondo di riserva dell'ultimo minuto, si tratta di spese esclusivamente legate a previsioni di legge, quindi a obblighi giuridici, spese per utenze e quant'altro. Quindi sostanzialmente è un bilancio nel quale la spesa corrente è dedicata esclusivamente alle spese obbligatorie. E cosa è accaduto con la redazione del bilancio 21-23? Come diciamo, da impegno formalmente assunto dalla Ragioneria Generale, l'istruttoria diciamo, avrebbe dovuto essere ultimata entro il 31 dicembre dell'anno scorso, e così è stato. Il 22 dicembre abbiamo ultimato l'istruttoria del bilancio di previsione, e da questa istruttoria emerge purtroppo, per via sempre di questo meccanismo perverso del fondo crediti di dubbia esigibilità, emerge un deficit strutturale che mediamente supera i 10 milioni di euro in ciascun anno, diciamo con importi lievemente diversi da un anno all'altro, però sostanzialmente non è inferiore a 10,5 milioni di euro all'anno. E la mia preoccupazione, che ho cercato di diciamo, rappresentare nella mia relazione, Chiudila, mi scusi. peraltro richiesta dal sindaco,
è una relazione che testimonia questa difficoltà, poiché al momento non è dato conoscere né individuare, secondo il nostro punto di vista, che certamente per usare un eufemismo abbiamo un osservatorio privilegiato sul bilancio, non è dato individuare i mezzi di copertura per trovare questi 10 milioni di euro. Da che cosa nasce fondamentalmente questo deficit? Come dicevo, dall'incremento del fondo crediti di dubbia esigibilità, poiché la nostra capacità di riscossione, purtroppo, come testimoniato dai numeri, è scemata negli anni, quindi non è mai stata eccelsa, anzi, secondo l'avviso della Corte dei Conti condiviso, è stata sempre molto scarsa e si è addirittura questa, diciamo, incapacità si è acuita leggermente negli anni. Di qui l'aumento del fondo crediti di dubbia esigibilità. La crisi, diciamo, questo deficit nasce anche dal fatto che per quest'anno la novità introdotta con la legge 145 del 2018, la legge di bilancio del 2019, circa l'obbligo di diciamo, istituzione di un fondo per i crediti commerciali, diciamo, non c'è stato questo rinvio. Quindi quest'anno applicheremo tutti gli enti locali per la prima volta questa norma e quindi ci dovremo cimentare con questo obbligo di accantonamento, che è un obbligo che scatta qualora ciascun ente locale non migliori il debito commerciale come pubblicato dal MEF da un anno all'altro di almeno il 10%, ovvero qualora abbia un ritardo nei pagamenti. Sebbene il Comune abbia nel 2020 ridotto il debito commerciale per un importo superiore al 10% e abbia ridotto i tempi medi di pagamento da 39 giorni a 18 giorni, questi sono elementi positivi, e sebbene il Comune in questo contesto abbia anche ridotto al 31 dicembre il ricorso all'anticipazione di tesoreria, posto che il saldo finale si è attestato, per quello che ricordo, intorno ai 48 milioni di euro in luogo degli 81 dell'anno precedente, diciamo, nonostante questi aspetti positivi che testimoniano un leggero miglioramento dei conti del comune, avremo l'obbligo di accantonare 5,6 milioni di euro. Quindi questi elementi concomitanti determinano questo deficit strutturale che noi in questo momento a legislazione vigente non sappiamo coprire. Con riferimento invece alla vicenda della Tari, riconosco che la Mi sollecitazione. scusi, mi scusi, dottore Basile, così concludiamo almeno questo tema. Può anche riferirci quali sarebbero gli effetti che si riverberebbero sul redigendo bilancio con riferimento alla questione del contenzioso e alla missiva dell'avvocatura del Comune che ha indicato in 100 milioni di euro il probabile costo del contenzioso del 2021, così aumentandolo, ora vado a memoria, di circa 24 milioni di euro rispetto agli anni precedenti. Cioè, se fosse confermata, questo cosa comporterebbe per il bilancio redigendo? Allora, ringrazio per la domanda, perché questo è un aspetto essenziale del quale avevo dimenticato di parlare. È noto, perché credo che ho avuto occasione di riferirlo già in commissione, che nel corso del 2020, allorquando il Comune ha dovuto redigere il consuntivo del 2019, la Ragioneria Generale, insieme all'Avvocatura, ha condotto una meticolosa verifica di tutto il contenzioso esistente, e nell'ambito di questo l'avvocatura ha individuato, con una revisione delle attestazioni che erano state rese negli anni passati, ha individuato quello ad elevato rischio soccombenza. Quindi il fondo rischi spese legali, che è un fondo obbligatorio ammontante a circa 76 milioni di euro, dei quali accantonati solo 69 perché abbiamo dei residui passivi, era integralmente accantonato. Con una nota che io credo frutto di una inopinata valutazione del rischio, comunque di una valutazione superficiale, peraltro una notizia resa nell'ambito del contenzioso che abbiamo con Panormus, quindi diciamo incidentalmente rispetto all'oggetto principale della nota, l'avvocatura, nonostante questa attività di cui ho riferito, questa attività sia stata condotta pochi mesi or sono, ha comunicato che il fondo da 76 milioni, insomma al centesimo, ascende a 100 milioni tonni, 100 milioni, virgola 00. Io credo che sia una valutazione superficiale, salvo che, e non solo, salvo che il contenzioso per il quale
si è fatta una valutazione pochi mesi fa, salvo che quindi questo contenzioso non sia peggiorato in 3 mesi, quindi che giudizialmente non sia accaduto qualcosa che abbia indotto l'avvocatura a rivedere la sua valutazione, io credo che ci siano margini per rivederli. In ogni caso è una segnalazione gravissima di squilibrio, perché ammonta a circa 24 milioni di euro che, se confermati, aggraverebbero il deficit 2021 di altri 24 milioni di euro. Ho subito, senza indugio, credo lo stesso giorno, adottato un'iniziativa all'indirizzo dell'avvocatura perché mi dia spiegazioni razionali rispetto a questa attestazione, e che quindi comunque, e ancora non ha risposto l'avvocatura. Non ha risposto, l'avvocato capo ha incaricato formalmente tutti i componenti dell'avvocatura, ma una risposta non c'è. Io voglio integrato con, perché noi abbiamo un elenco assolutamente disponibile per tutti, abbiamo un elenco nominativo con tutti gli elementi necessari ad individuare il contenzioso, di tutto il contenzioso ad elevato rischio soccombenza. Certo, o lei ha detto o è successo qualcosa che noi non sappiamo e che l'avvocatura sa e che però non ha comunicato, oppure ha sbagliato, ha comunicato, il che sarebbe gravissimo perché è una gravissima omissione, ovvero è successo qualcosa in 3 mesi, ovvero è il frutto di una comunicazione. Ma comunque no, volevo capire dal punto tecnico, qualora aumentasse anche di 5 milioni di euro, questo aggraverebbe il deficit quindi da 10 a 15? Da 10 a 15. Ok. Questo però non è strutturale, questo sarebbe un deficit solo annuale. Dottore, perché certo. Noi siamo in pericolo di dissesto in questa fase, cioè come è vero che forse è ancora presto, anche perché dobbiamo pure fare i conti con delle entrate, quindi con dei trasferimenti che non sappiamo quali saranno, come saranno, se saranno aumentati. Allora, Presidente, mi fa una domanda delicata. Io ho precisato nella mia nota, perché così è, che non esiste, cioè il dissesto degli enti si determina allorquando si accerta che l'ente è insolvente, vale a dire l'ente non riesce ad assolvere, un po' con un concetto mutuato dalla legge fallimentare, cioè non è in condizione di assolvere regolarmente le proprie obbligazioni, alias ha un numero di creditori elevato che non riesce a pagare, ovvero ha debiti fuori bilancio rispetto ai quali non ha le coperture finanziarie. Questo è il dissesto finanziario vero e proprio, ovvero, dice la norma, non è in condizione di assolvere regolarmente le proprie funzioni. Quindi noi siamo un ente il quale nel 2020, come dicevo, ha migliorato, cioè ha ridotto il debito commerciale di almeno 12 milioni di euro, ha ridotto i tempi di pagamento da 39 a 18 giorni, quindi abbiamo anche non solo ridotto il debito, ma anche ridotto il numero dei giorni, e abbiamo chiuso con un'anticipazione di tesoreria inferiore rispetto al 2019. Quindi non siamo un ente sano, perché un ente che ha un ritardo nel pagamento dei debiti e che ha a chiude l'anno senza aver restituito integralmente l'anticipazione di tesoreria è un ente che certamente non è sano, però è in dubbio, non può essere revocato in dubbio che è migliorata la situazione per le considerazioni che facevo. Però certamente, posto che gli accantonamenti sono un obbligo giuridico, cioè il bilancio non può essere approvato senza la previsione di tutti gli accantonamenti, noi siamo in questa condizione, e io ritengo che la quinta città d'Italia, che si trova in questa condizione, che per me è del tutto irrazionale che il legislatore non se ne occupi, mi induce a ritenere, siamo in una situazione di paralisi, ecco, non riusciamo ad approvare il bilancio. E in tutto questo sappiate che, nonostante il Consiglio Comunale abbia disposto la riduzione dei corrispettivi delle partecipate, nonostante io abbia sollecitato già 2 volte questo adempimento, io non ho notizia della firma dei nuovi contratti, quali devono recare espressamente la clausola che i nuovi contratti e i nuovi corrispettivi hanno efficacia dal 1 gennaio, perché se così non fosse il deficit aumenta ulteriormente. Quindi siamo in una situazione delicata, però da qui al dissesto. Io direi quasi paradossale, Presidente, perché non siamo un ente, che finanziariamente, certamente non brilliamo, ma non siamo da bocciare, perché non abbiamo, abbiamo anche ridotti i debiti fuori bilancio. Ormai, siccome il bilancio da quando sono arrivato ormai prevede e stanzia tutte le somme obbligatorie, quindi non era come un tempo che la spesa sociale era sottostimata e quindi arrivavamo anche a 35 milioni di euro di debiti fuori bilancio l'anno. Oggi tutte le spese obbligatorie sono coperte, infatti il numero dei debiti fuori bilancio, non dico che è fisiologico, però 5 milioni di euro su una spesa corrente di 750 milioni di euro non è una cifra
così, diciamo, anomala. Gliela faccio forse più specifica io allora la domanda, ragioniere, per essere chiari. Poi comprendo le ragioni valutative sulla questione degli accantonamenti, poi quando sarà il momento di commentare di chi è, diciamo, la responsabilità, farò il mio intervento. Ma la domanda che io le faccio è questa. Attualmente noi non abbiamo uno squilibrio 2021-23. Se questo squilibrio noi non riusciamo a risolverlo, qual è la situazione? Perché il problema è questo. Lei oggi ci sta scrivendo, io pretenderei come consigliere comunale di approvare entro fine gennaio, adesso non lo posso fare più, a febbraio il bilancio previsionale 2021-23. A febbraio non si potrà approvare, a marzo non si potrà approvare, vedremo ad aprile, vedremo a maggio, giugno, luglio. Se questo bilancio, se questo squilibrio permane, qual è la soluzione? Tagliare la spesa. O cosa succede? Tagliare, bisogna tagliare la spesa. Bisogna tagliare al costo che si rinuncia ai fotocopiatori e si ritorna a fare gli annotamenti. Scusatemi la metafora eccessiva, ma non c'è soluzione. La spesa va tagliata. Bisogna trovare nell'ambito della spesa corrente 10 milioni di euro. Comunque, Scusi, com'è che non è consigliere, stata già. scusami Ugo, perché noi sappiamo con ISEE non facciamo la storia, siamo stati abituati in questi anni, mentre eravamo proprio sull'orlo del baratro, che poi all'ultimo minuto intervenivano una serie di cose. La questione non è solo tecnica, giustamente noi oggi stiamo parlando con il dottore Basile e stiamo chiedendo dei percorsi tecnici guardando allo stato di cose, però è in dubbio, visto che tu dici ci saranno momenti in cui faremo valutazioni politiche. Lo so, noi non abbiamo l'assessore al bilancio e questo è un tema. Probabilmente il luogo dove faremo le nostre considerazioni politiche sarà l'aula, la faremo alla presenza del sindaco, però secondo me è chiaro e qua veramente dico io mi rivolgo, cioè parlo con voi perché siamo qua tutti delle forze politiche, molte sono rappresentate, la mia indubbiamente no, però qui c'è da fare, c'è da individuare, ancor prima che un percorso tecnico, una strada politica e costruire un percorso di interlocuzioni, perché negli anni lo abbiamo visto, abbiamo sempre mandato fuori l'allarme che eravamo in una situazione di disastro, poi ci siamo salvati. Dobbiamo cercare anche di costruire un percorso politico. Noi abbiamo l'obbligo di farlo, Ugo. Io guarda, io questo lo dico, ma non perché devo fare quella di maggioranza. Abbiamo l'obbligo di farlo, perché giù, se tu fai questa domanda ad un tecnico, stante così le cose, è chiaro, ma che cosa ci deve dire? Però il problema non è solo individuare il percorso tecnico, ma fare in modo che si trovi una soluzione a livello politico che non è solo per il Comune di Palermo. E questo è un impegno, e io penso che tu abbia ragione, cioè, dobbiamo fare una discussione, perché dobbiamo capire, ci sono in atto interlocuzioni politiche aperte. L'ANCI, come sta lavorando su questo? Perché su questo l'ANCI è sempre presente, però purtroppo il risultato, quello diciamo grosso, ancora a casa non l'abbiamo portato. Ma il tema c'è, restando così le cose, hai ragione tu, cioè sotto un profilo tecnico cosa può dire il dottore Basile? Cioè lo sappiamo già, glielo chiediamo, ma insomma in verità è proprio per. Presidente, posso darvi un dato che secondo me è emblematico di come il problema non sia sentito perché riguarda solo una parte dell'Italia, quindi l'Italia non è una. Ho verificato il rendiconto di gestione del comune di Genova, che è poco più piccolo di noi, credo di poche decine di migliaia di euro, quindi diciamo la situazione di Genova può essere paragonata. Ha entrate tributarie di competenza per 570 milioni di euro. Più o meno quanti ne abbiamo noi? Voi lo sapete quanto hanno incassato di questi 570 milioni di euro entro l'anno? 540 milioni di euro, quindi hanno residui attivi per 30 milioni. La nostra situazione è, credo, di 200 milioni di euro di residui attivi ogni anno. È ovvio che non abbiamo le risorse ed è anche ovvio che il problema non sia sentito perché Genova, Milano, tutti i comuni del centro-nord non ce l'hanno questo problema perché incassano tutto. Noi non incassiamo niente. Ci hanno una percentuale di riscossione formidabile. 30 milioni di residui attivi, cioè non hanno FCDE, ecco questo voglio dire. Se noi non avessimo FCDE avremmo 110 milioni di euro, 110 milioni, Presidente, beh immaginate quante cose si potrebbero fare con 110 milioni di euro, che invece dobbiamo accantonare perché non le riscuotiamo.
Lei lo sa, Presidente, qual è la percentuale di accantonamento dei proventi contravvenzionali? Il 76%. Cioè ogni milione, diciamo, iscritto in bilancio, 760.000 euro devono essere accantonati. Posso? Buongiorno. Sì, Presente, acconsento alla registrazione. Volevo, diciamo, sempre prendere spunto da questa esposizione, perché mi è balzato poi agli occhi, diciamo, nella sua relazione, quella che lei chiama un ulteriore profilo di grave criticità, quella suscettibile di aggravare lo squilibrio di bilancio per l'introduzione nell'ordinamento del decreto legislativo 116 di una modifica del 152 del testo sull'ambiente. Io non ho dubbi della sua corretta interpretazione e quindi mi sembra un po' il teatro dell'assurdo, mi ripeto. E che si possa, diciamo, consentire in questo momento alle utenze non domestiche di uscire, diciamo così, dai confini della Tari, se non ho capito male, poter svolgere, diciamo, far svolgere a terzi, ad altri, questo servizio. Lei parla di un intervento chiarificatore chiesto all'ANCI, cioè sulla corretta interpretazione, visto che comunque si tratta di una modifica non una tantum, come diceva poc'anzi per un altro ambito, ma di una modifica di tipo strutturale, cioè noi questa ce la porteremo, se è così, per sempre, o meglio, nell'ambito dei 5 anni, così come viene indicata, poi potrebbe ritornare, non ritornare, ma comunque di fatto noi abbiamo una significativa decurtazione della Tari, se così dovesse essere. E allora, fondamentalmente le chiedo, rispetto alla nota che lei ha fornito, abbiamo novità in ambito ANCI? E se meglio può spiegare, almeno dal vivo piuttosto che dalla interpretazione che possa avere io nella lettura del suo testo, chiaro, ma comunque sarebbe opportuno che ci confrontassimo anche su questo aspetto. Grazie consigliere, è una domanda che in effetti mi aveva posto anche il Presidente e che io ho Sì, dimenticato. è a margine, ragioniere, poi se ci può dare anche notizie se ci sono aggiornamenti con riferimento al PEF Tari 2020, con riferimento ovviamente alla questione che già lei conosce molto bene. Sì, allora, questa è una novità, io mi chiedo sempre più quale sia la competenza dei soggetti che prendono queste decisioni e quale possa essere la ratio di una norma che consente alle attività industriali e commerciali di abbandonare il sistema pubblico, che è un sistema che comunque ha dei costi fissi elevatissimi. Cioè il fatto che, cioè in un sistema pienamente efficiente, se si producono meno rifiuti, si abbattono i costi e quindi non è un problema, perché se N contribuenti tari abbandonano il servizio pubblico e quindi smaltiscono i rifiuti e riciclano i rifiuti attraverso il sistema privato, se questo comportasse diciamo un abbattimento significativo dei costi No, variabili. mi scusi se la interrompo, diciamo, nella considerazione, perché bisogna anche considerare da un punto di vista gestionale come viene operata la raccolta. Cioè, se io sono un insediamento produttivo, mi chiedo quanti RSU produco. Io già gli scarti di lavorazione vengono affidati alla raccolta, diciamo, ad enti diversi dal pubblico perché sono rifiuti speciali. Penso ai pneumatici, penso ai rifiuti chimici, penso a tutto quello che viene prodotto nel processo produttivo. Di fatto, io poi pago la Tari in rapporto alla superficie, alle attività, ai parametri che conosciamo. Ma se noi sottraiamo anche questo contributo, diciamo così, delle utenze non domestiche, tutto ricade
sull'utenza domestica. Assolutamente. Quindi per prendere il mio sacchetto sotto casa, se io pago 100, no, domani pagherò 200, perché l'operatore è sempre lo stesso. La superficie della città è sempre la stessa. Non è che è cambiata. Questo perché i costi di rapio, mi aspetto, conoscendo la struttura della società e del management. Mi scusi se l'ho interrotto. Condivido pienamente. Quindi l'effetto che io mi aspetto sarà proprio questo. Siccome i costi di rap non cambieranno, perché sono prevalentemente fissi i costi di RAP, l'unico effetto che produrrà questa norma sarà un aggravio del carico fiscale di coloro i quali rimarranno nel ruolo tali, ed è questa la preoccupazione. Detto questo, credo che io al momento non so dire altro. A me la norma preoccupa molto, preoccupa anche l'ANCI, tant'è che ha chiesto chiarimenti al governo, che non mi risulta siano stati resi noti, o almeno comunque non sono stati oggetto di stampa specializzata, e quindi non conosco a che punto sia. In questo momento mancano gli interlocutori, mi sa che anche un altro momento... c'è un governo, diciamo, piccola notazione, un piccolo problema che rischia di gravare ulteriormente sulla possibilità di fare... In questo momento è destinata a permanere. E mi chiedo come faranno i comuni che magari hanno la capacità di chiudere i bilanci. Non so come si possa stimare, è un po' come stimare la perdita di gettito da Covid. È impossibile, sono variabili che sfuggono a qualsiasi controllo o previsione. Il PEFTARI. Mi scusi, solo per chiudere, volevo solo farle una domanda, ma da noi ci sono già situazioni di disdette, sono già arrivate richieste, lei ne sa niente, ha avuto modo di parlare con la dottoressa Mandalà? Io non l'ho chiesto, né la dottoressa Mandalà preoccupata mi ha chiamato, devo ritenere che se fossero arrivati... Quindi forse ancora... Certamente coglierò questa occasione per chiederglielo. Va bene, mi scusi se l'ho interrotto. No, sono tutte questioni, diciamo, sollecitazioni che mi servono, ecco. Ne ho preso nota e chiederò alla dottoressa Mandalà formalmente se diciamo questo fenomeno ha già avuto un effetto sulle disdette al comune di Palermo. Noi ci dobbiamo aspettare, noi ne abbiamo realtà industriali anche, quindi io devo immaginare che nel nostro territorio, diciamo, ci sarà un effetto negativo. Andiamo al PEFTARI. Il PEFTARI, io con tantissima fatica, lo ammetto, perché anche qui contesto la scelta del legislatore di affidare ad un'autorità attraverso un meccanismo cervellotico di calcolo dei costi e alla fine quindi delle tariffe tari, tant'è, l'ARERA ha prevalso rispetto alle proteste dei comuni che chiedevano il rinvio del metodo. Questo non è stato, ha prevalso, diciamo, la volontà di ARERA di entrare in attività già quest'anno, e quindi il PEFTARI 2020 è stato redatto secondo i criteri ARERA, che sono aberranti per i motivi che sinteticamente cercherò di esporvi. Io credo che ricorderete che nel 2019, per via della lotta all'evasione, dell'ampliamento delle superfici, il gettito tari è aumentato circa di 8 milioni e mezzo di euro, e che quindi il corrispettivo di RAP 2019 rispetto al 2018 sia aumentato di 8 milioni di euro, attestandosi, IVA compresa, ad un importo di circa 119 milioni di euro. Il PEFTARI di quest'anno, se approvato e se non modificato, nonostante i rilievi che io ho fatto, restituisce un corrispettivo di RAP di 151 milioni di euro, vale a dire 31,8 milioni di euro in più rispetto al corrispettivo del 2019, e in presenza di extra costi per 23 milioni di euro. Detto altrimenti, l'applicazione del metodo AREA determina un extra ricavo ingiustificabile a favore di RAP di 8,5 milioni di euro. Vediamo se cercherò di esprimere in altri termini. La RAP ha presentato le relazioni trimestrali al 30 settembre e al 31 dicembre 2020, le quali si sono chiuse sostanzialmente con pagamento di imposte per 3 milioni e 7 e utile per 8 milioni di euro. Quindi la RAP, con il corrispettivo 2019 e con il riconoscimento dei soli
come si dice, degli soldi extra costi, probabilmente secondo sui dati di, sulla base dei dati di cui siamo in possesso, chiuderà l'esercizio finanziario con un utile di 8 milioni di euro, utile che pagano i cittadini attraverso la, la pressione fiscale e con il pagamento di imposte, circostanza assurda perché si tratta di risorse sottratte alla collettività per circa 3 milioni 700 mila euro. Se il PEFTARI fosse approvato in questi termini, alla RAP verrebbero riconosciuti altri 8 milioni e mezzo e quindi chiuderà il bilancio 2020 con un utile di quasi 19 milioni di euro. Questo è il dato aberrante che io ho rappresentato formalmente all'amministrazione e che secondo me dovrebbe indurre ad una revisione del PEF medesimo, posto che il metodo prevede che il costo che restituisce l'applicazione del metodo è il costo massimo rispetto al quale la, l'ente territorialmente competente, che è la SRR, fermo sempre l'esigenza di mantenere l'equilibrio economico del soggetto gestore, ma tenuto conto dell'esigenza di garantire un incremento della pressione fiscale entro limiti che sono stabiliti da un coefficiente che nel nostro caso sono stati sforati ampiamente per almeno 3 volte, può decidere di ridurre il costo del PEFTARI. Ma su questo quindi c'è ancora un'interlocuzione aperta, mi pare di capire, tant'è vero che la proposta che è arrivata non è stata fatta propria dalla Giunta e quindi inviata al Consiglio Comunale, quindi evidentemente diciamo su questo c'è una discussione aperta anche rispetto ad una volontà politica che era stata manifestata, magari non sappiamo se potrà essere... Il sindaco aveva annunciato in Consiglio Comunale... Scusatemi, è la prefettura, devo rispondere. Oh, prego, ci mancherebbe. Noi abbiamo pochissimo tempo perché dobbiamo aprire puntualmente la seduta alle 11. Sì, ma mi sembra che i temi sono stati affrontati abbastanza chiaramente. Sì, no? Sì, no? Sulla RAP a questo punto ancora si aspetta, sì, è in corso una... Forse, guarda Ugo, siccome ecco io dovremmo penso... sentire anche Marino a questo punto. Ma questo penso. Ti stavo dicendo, sì, io sì. Penso sempre che possa essere sì, utile sì. L'interlocuzione. No, no, molto, anche perché diciamo Marino... Toni, si parla della possibilità di avviare uno sgravio. Sì, sì, convochiamolo, te l'ho chiesto, sì, sì, convochiamo. Va bene. Vediamo anche per martedì, che dite? Chiedo alla segreteria per avere conforto rispetto alle varie convocazioni che abbiamo. Martedì non c'è niente, quindi martedì potrebbe essere. Esatto, allora è perfetto. Quindi l'assessore Marino sul PEFTARI. Sì, io chiamerei, farei più una discussione di natura politica, inutile coinvolgere in questo momento l'azienda, non so se siete d'accordo. Mi farei una discussione politica intanto con lui, poi magari se dovessimo ritenere utile ci vedremo anche con loro. Sì, c'è questa questione dei soldi che dovrebbero condizionare. Diciamo, vabbè, un argomento glielo dobbiamo dare, o argomenta a piacere, diciamo, o dobbiamo dare un indirizzo. The Rap, per esempio, no? Va bene. Vediamo se domani riusciamo a fare questa convocazione che abbiamo immaginato. Ma Dario non è entrato, vero? No, mi pare che non ci sia. No. Quindi a questo punto lunedì sono arrivati altri debiti fuori bilancio, vediamo, chissà se è ritornato quel debito che è stato respinto dal Consiglio a fine anno. Poi magari vediamo con Toni. Non mi ricordo più se avevamo avuto un riscontro, chiedo anche alla segreteria, sul quella questione del debito fuori bilancio che era stato pagato poi comunque ad una società, una cooperativa, mi ricordo, associazione che si occupava di terzo settore,
Poi è stato pagato nuovamente, se abbiamo recuperato il credito, o c'è stata una compensazione, cioè, non so se vi ricordate di questo caso. Io... Scusatemi, Presidente. No, oh, ci mancherebbe, dottore Basile, assolutamente. Mi sono perso, stiamo parlando del PEFTARI. No, quindi il sindaco aveva annunciato in consiglio comunale che avrebbe assunto una iniziativa incaricando i suoi uffici, alla fine l'unico ufficio che diciamo ha analizzato il PEF sono io, e in relazione all'esito di questa verifica fatta dai suoi uffici si sarebbe determinato. Il sindaco ha sposato la nostra tesi e quindi promosso un'iniziativa formale presso il segretario generale perché coordini diciamo questo incontro con tutti i soggetti interessati, quindi la RAP, la SRR e noi. L'incontro si è celebrato, è stato anche verbalizzato. Posso riferire che nessuna delle parti, di fronte alle mie considerazioni, ha potuto diciamo controdedurre e non riconoscere che la mia posizione è giusta. Quindi il PEF restituisce un valore abnorme rispetto alle esigenze di RAP, quindi in un contesto povero qual è il nostro e in un contesto nel quale ogni aumento della TARI comporta un aumento dell'FCDE, io credo che il sistema non possa tollerare un aumento, cioè un riconoscimento di un extra profitto per RAP che non è necessario rispetto agli equilibri di bilancio, quindi un extra profitto che genera reddito rispetto al quale si pagano le tasse. Quindi aspettiamo che la SRR, perché siamo rimasti che l'iniziativa dovrebbe essere dell'SRR, la quale appunto, tenuto conto, come vi dicevo, che il costo del PEF è un costo massimo che può essere ridotto, e tenuto conto del fatto che il metodo prevede la possibilità di un aumento secondo un coefficiente preciso, che credo che nel nostro caso sia del 3,4%, noi stiamo aumentando la TARI di ben oltre il 3%, neanche sappiamo se l'ARERA accetterà questo aumento, perché abbiamo sforato un parametro massimo di incremento. Quindi l'SRR assumerà dovrebbe assumere una iniziativa presso la RAP dicendo questo extra profitto ne potete fare a meno, la RAP dovrebbe attestare che senza quell'extra profitto il bilancio è comunque in equilibrio, e a quel punto il PEFTARI si potrebbe ridurre di almeno 8,5 milioni di euro. Perfetto, insomma vedremo a questo punto, vediamo se anche con l'assessore Marino magari riusciamo a farci una discussione un po' politica. Dottore Basile, io la ringrazio. Una domanda, la risposta non subito, perché diciamo magari non, io vado a memoria e mi scuso se sono impreciso, spero di dare delle informazioni in maniera tale da poter avere una risposta, non adesso. Io ricordo che qualche tempo fa noi abbiamo pagato un debito fuori bilancio di circa 300.000 euro ad un'associazione che si occupa di terzo settore, associazione cooperativa, adesso non ricordo, per poi scoprire che questo costo era stato pagato nuovamente alla stessa ditta. Mi chiedo, siccome si tratta di, a prescindere, può essere anche 1.000 euro, dico, ma si tratta di 300.000 euro. Noi abbiamo recuperato, abbiamo recuperato le somme da parte di questa cooperativa, società, associazione? Abbiamo compensato con altri debiti che noi avevamo per il servizio reso? O ci aspettiamo altri debiti fuori bilancio? Non lo so, dico, questa situazione, se lei ha oggi informazioni per rispondere, se no ci risponderà dopo appena avrà assunto informazioni. Consigliere, non so darle una risposta rispetto alla fattispecie, però è un fenomeno purtroppo a noi noto, quello dei doppi pagamenti, in relazione al quale, se si tratta di un soggetto che continua ad avere un rapporto contrattuale con noi compensiamo, imponiamo le compensazioni con i corrispettivi futuri. Se invece il soggetto, e non so se vi siano questi casi, men che meno so se lo specifico caso di cui ha parlato l'ingegnere sia questo, se invece non ha il soggetto un rapporto contrattuale, l'iniziativa rimane solo in capo al settore dei servizi sociali, il quale dovrebbe agire esecutivamente nei confronti di questo soggetto cercando di recuperare il credito. È un fenomeno grave, anche questo lucida spia Se non vorrei che, diciamo, acquisiti
i 600.000 euro, la società fallisce, chiude battenti, se ne vanno tutti in un atollo sperduto, che sono poi 600.000 euro eventualmente, no? Al netto è 300, però comunque sono 600.000 euro. Poi si possa eludere in maniera diversa la restituzione delle somme. Non so risponderle a queste, però devo dire che in alcuni casi, lo abbiamo accertato, in alcuni casi c'è anche il dolo di questi soggetti, i quali, nonostante il pagamento, coltivano contenziosi, insomma c'è una situazione non bella, alimentata anche da avvocati spregiudicati che non si fermano davanti a niente. Dottore Basile, noi, come ci ha detto lei poco fa, riusciamo adesso a pagare i debiti fuori bilancio entro 15 giorni, giusto? Non vorrei che li paghiamo troppo in fretta a questo punto. Mi scusi questa battuta, ma diciamo, ci vuole in questo caso. Ma quando accade, consigliere, quando una fattura non viene pagata, c'è l'impegno regolarmente assunto, la società inizia un'azione esecutiva nei nostri confronti che ha una sua, diciamo, iter. Poi nel frattempo la società viene pagata, il contenzioso continua ad essere coltivato, poi sfocia nell'assegnazione delle somme, e quindi paghiamo due volte per questo motivo. Dobbiamo migliorare, diciamo, il sistema di comunicazione interna, magari facendoci aiutare. Quando dico comunicazione significa anche condivisione di dati, bisogna avere una big data dove tutti possiamo attingere informazioni, che può essere un nostro scudo protettivo rispetto a queste falle in cui, diciamo, quegli avvocati che poc'anzi lei ha definito inoltrano pretese e quindi ci creano sicuramente problemi con i contenziosi. Condivido anche questo aspetto, mi permetto, la chiave di volta per la sopravvivenza del comune è la condivisione di tutte le informazioni e l'accesso a queste informazioni da parte di tutti. Non è possibile che per avere un'informazione sugli impianti pubblicitari il settore tributi debba richiedere al SUAP se cioè, la banca dati in possesso del SUAP e gestita dal SUAP deve poter essere consultata ai tributi, e viceversa, vale anche per le nostre banche dati, che purtroppo devo registrare non colloquiano spesso, quindi in molti casi siamo costretti a ricorrere alle insostituibili cure della SISPI perché elabori questi dati, li restituisca all'ufficio che li ha richiesti nei termini appunto necessari. E ricordo che fra qualche settimana si atterrerà su Marte, diciamo, anche se è un robottino, però. Sì, riusciremo a distruggere anche quello. No, no, è per dire che si arriva con la precisione ad atterrare su Marte e non si riesce a condividere. L'informazione. Non lo farei sbarcare da nessuna parte, guarda. Faccio un esempio, consigliere, grave, al quale stiamo cercando di porre rimedio. Non esiste una banca dati informatizzata del settore tributi rispetto ai contenziosi. Quindi noi abbiamo una banca dati che, con riferimento a ciascun evasore, associa gli avvisi di accertamento emessi, se sono definitivi o quant'altro, ma questa banca dati non è mai stata alimentata con riferimento al contenzioso. Quindi quando arriva un'istanza, non si consulta una banca dati, si prende il fascicolo cartaceo, ce ne sono decine di migliaia, se si trova, e quindi è una situazione insostenibile. Quindi non sappiamo, per esempio, quando facciamo le compensazioni, le verifiche sono manuali, cioè c'è un omino il quale verifica se quell'avviso di accertamento è opposto e quindi se c'è un ricorso alla commissione tributaria. Sì, no, siamo un po' lontani. Grazie. Non è necessaria. Va bene, allora io intanto ringrazio il dottore Basile, se non ci sono altre domande, sono le 10.56, dobbiamo iniziare anche la seduta di consiglio, e la restituiamo ai suoi numeri. Grazie a tutti, grazie, buon lavoro. Arrivederci. Buon lavoro, arrivederci. Presidente, cortesemente il verbale lo facciamo la prossima volta, così possiamo... Ovviamente sì, concordo. Va bene, okay. Arrivederci. Perfetto. E a tutte pure. Allora, alle 10.56 e chiudiamo la registrazione. Alle 56, giusto, nel frattempo è scattato un minuto. Io... la registrazione è ancora in corso. Sì.